Ciao a tutti cugi e ben ritrovati alla vostra Andricront 1 su Ever Oasis. Ah, dunque, voglio provare subito una cosa prima di iniziare a fare la quest principale. Ed è questa sfera, un potere misterioso pervade il terreno. Ah, niente, così. Dunque, quella dovrebbe essere la sfera da cui proviene il caos, entrato insieme a Shoot. Allora, abbiamo un cerca bizzarro. Un Lecona verrebbe a fare acquisti se ci fosse una fiera di gingilli. E un Lecona accaldato che adora la cintura e gelati. Io gelati non ce li ho. Dovrei andare al villaggio Dra, ma prima vado un attimo a parlare con gli abitanti perché posso raccogliere un sacco di timbri per fare la fiera dei gingilli. E voglio cercare di riuscire a farla in questo episodio. Dovrei raccogliere 10, mi sembra, timbri. Oh, questa non c'ha più materiale? Rifornisci allora. Ecco fatto. Perfetto, stampino, vai. E uno è fatto, gingillo, bene. Tornerò ancora a trovarti, ma certo. L'importante è che ci credi. Ah, insomma, ricarico un attimo gli abitanti, ma sono proprio a secco stanno, eh. Ma poverini. Ah, sì, ok, lei vuole ingrandire il negozio, probabilmente, è arrivato al massimo. È bello avere un ammiratore delle mie zuppe, ma ricevere ogni giorno una valanga di lettere è un po' stancante. E poi che gusto c'è a scrivere su lettere e su due lettere tutte uguali? Ecco perché ho deciso di andare a trovarla direttamente all'uscita della Spiral Cava. Spiral Cava. No. Vuoi accettare la richiesta speciale? No, non ora. Non in questo momento più. Cioè, capiamoci, eh. Dunque, Cyrus, che abbiamo visto proprio lì fuori, è quello che cercava. È quello che cercava la cintura. Mi sembra, ma le cinture non ce l'ho. Dammi uno stampino e grazie. Organizzerò una fiera dei gingilli. Sì, mi assicurerò che tutto sia ben rifornito. Questo perché fa. Gnie. Ah, devo iniziare a comprare un bel po' di roba in più per quanto riguarda grano, avena, farina, segale e tutto quanto il resto. Basta che non c'è nessun bulbino che è celiaco, se no, cacchiarola, qua finiamo in galera. Non so perché dovremmo finire in galera, ma fa sempre effetto dire una frase del genere su un video, quindi tante visual per me. Ok, dobbiamo raccogliere 10 stampini, siamo già alla metà. Penso che ce la farò praticamente subito. Oh, ma Ninegger? Che meraviglia, in quest'oasi c'è persino una bottega di ciambelle. Ah, uno. Ah, e l'altro? L'altro? Ti interessano le belle cinture? Ti interessano, vero? Certo che ti interessano, l'altra ne faccio una. Però ci devi pensare al materiale. Unghie di all'iguana, ce l'ho! Ce l'ho gli unghie di all'iguana. Quante ne vuole che ce l'ho? Ce n'ho sette, bene, solo tre ne vuole. Quindi questa fa le cinture. Perfetto, se questa fa le cinture, allora posso far entrare anche Cyrus, però vuole il gelato io non ce l'ho il gelato, accidenti. Vabbè, dai, intanto questa almeno entra nella bottega, nell'oasi. Possiamo ingrandire l'oasi, credo, e poi quindi fare un'altra bottega, almeno un'altra. E fare un altro cuore per Cyrus. Sì, perché i bulbini si conquistano quando il loro cuore si riempie. Eccolo. E quindi Cyrus potrebbe entrare nell'oasi. Però ci vuole il gelato. E il gelato non ce l'ho. Ah. Forse. Non lo so. Un bulbino nel villaggio dei Dra. No, il villaggio dei Dra che c'entra con i bulbini. I bulbini cercano le oasi. Che c'è? Dovreste normale smarrire la strada se indossi gli occhiali da sole? Ok. Ah, gira voce che una bulbina si sia persa nelle profondità della Spiral Cava. Ah, l'oasi può salire di livello. Andiamo un attimo dalle palle. Palla pitonata, perfetto, lo ricarico. Stampini. Allora, questo mi vuole parlare. Sì, verranno affrotte tutti quanti. Andiamo fuori per una chiacchierata, perché dentro non si può. Ti fa schifo? Mi servono delle noci diaboliche per creare nuove palle. Noci diaboliche. Ah, dalle anfore di Irma. Ce l'ho forse qualcuno. Dovrei averne raccolte con le spedizioni. Una, ne vuole due. No.
Non posso ancora accettarle queste. E parlare con Esna un attimo, adesso ci arriviamo. Ok, ma no, anche in un gioco questi qua si finiscono tutto, si finiscono, è incredibile. Poi magari è una mia impressione, ma nel caso... Ah, Roto vuole quella cosa, la zucca strana, io non posso ancora farla. Se permettete non posso ancora farla, la zucca strana, andare a cercarla, più in là la farò. Ok, altri due stampini mancano, alla grande, alla grande. A quegli altri materiali magari glielo porto tramite la ragazza là che manda i materiali. Per creare nuove fasce bisogno di lana, di pipistrello. Ah, allora dovrei avercene un po' di questo, tutti gli scogliattostrelli che sto fatto fuori. Proprio per dirla proprio alla Roma, ho fatto fuori certi pipistrellacci. Ok. Sì, consegniamo 4 unità di lana di pipistrello. Certo, però lana di pipistrello è un commercio che magari non ha molto frutto, non dà molti frutti, però io mi ci butterei fossi in voi, è sempre qualcosa di nuovo. Che poi la roba strana va sempre di moda, quindi ragazzi, buttatevi sulla lana di pipistrello. Certo, ci vuole un allevamento di pipistrelli, è un po' strano, ma potrebbe dare i suoi frutti in più là, eh. Felicità di facciata. E vai, adesso vende anche lana di fascia pipistrello. E ha anche imparato qualcosa, mi sembra. O mi ha dato un oggetto, non lo so. Oh, la frutta, sta poverina. Quanto tempo che vuole salire, non avete idea. È un sacco di tempo che deve salire di livello. Ma non ho materiali. Non ho bacca di rosa. Ah, vabbè, me la procurerò. Ok, e allora tu vuoi salire di livello, vero? Aspettami fuori dalla bottega. Ti aspetto, cara, sono qui. Come vuoi dire? Grazie a te la bottega fa gonfie vele, ma non mi posso fermare mai. Adesso vorrei aggiungere il melone ricamato. Ah, sì, melone ricamato, avevo sentito parlarne. Chi fa da sé si attacca. Vuoi accettare la richiesta? No, melone ricamato. Sì, dovrei sempre trovare dei semi, perché dei semi, partiamo italiano correttamente ogni tanto. E stampino? Grande stampino. Oh yeah. Oh yes baby. Parliamo anche con lei, che lei è il rango pure questo, deve salire da un sacco di livello, poverina, le bibite. Le bibite? In fondo al sentiero del monte Hidung ho visto una drà tutta che sola che guardava nel vuoto. Io posso, andrò a vederla, cioè ci devo andarci. La interrompi? No, cioè non l'accetto ancora. Ah, perfetto, a questo punto io andrei a mandare i materiali che servono con la ragazza qua che non mi ricordo mai come si chiama, poverina. Allora, tu un attimo, che cosa vendi di semi? Semi peperone, ne prendo due. Dovrei, vabbè, far salire l'osi, quindi andiamo a parlare con Esna, tempi dello spirito. Facciamo salire l'osi, facciamo sta fiera. Bene, andiamo con sta fiera di notte. Ah, forse la fa passare la notte e fa il giorno nuovo. Quindi se questo, l'icona, dovesse venire a fare compere, potrei farlo entrare nella osi. Anche se devo ammettere che Salam è estremamente forte come l'icona. Buckbook. Buckbook, che nome è? Buckbook, alla francese Buckbook. Proprio guarda, non si capisce che è lui. Migliore bulbottega, tamburi di Sakin. Oh, pensavo le girandole. Vabbè, tamburi sono fighi, dai. 5111 vendite, buono. Non ha fatto male, non ha fatto male. Grazie, Andrea, è bello sapere che la fiera è stata successa dopo tutti i tuoi sforzi. Anche le bulbotteghe hanno fatto pieno di clienti, perché dopo non vai a controllare? Vestito con top. Ma tanti vestiti non fanno nulla, e questo è il problema. Allora, andiamo a strada principale, così raccolgo tutte quante le acquagemme. E poi vado nuova area a raccogliere le altre acquagemme, insomma tutto un acquagemma.
Vuoi una cintura? Mo te la costruisco. Tanto è ingrandito l'ose, quindi posso costruire la cintura che tanto vuoi. Anche lui vuole parlarmi. Chissà che cosa sarà mai. Un tempo è trascorso da quando sono giunto in questo oasi di grazia. Mi è venuta voglia di scrivere un libro e di incentrarlo su questo oasi. Però mi serve una penna. Pezzi di palissandro. Scavando alla porta del castigo nella selva Kalahari. Mano alla penna. Ah, ce l'ho un bel po', ce l'ho. Strano, ma ce l'ho. Quindi te li do subito, te li do. Vorrei mandare un attimo un po' di spedizioni in giro a raccogliere materiali. Per rifornire, insomma, un po' tutti quanti. E anche perché mi servono per fare delle missioni, per l'appunto. Le missioni che mi richiedono i bulbini, i materiali. Allora, questo episodio sarà con pochissimi tagli, comunque sia, già ve lo dico. E sarà un po' più incentrato sull'oasi. Non andrò proprio in giro a fare missioni a tutto spiano come faccio di solito. Che comunque sia, vado spesso in giro a esplorare e fare cose varie. Questa volta mi risparmio un pochino e faccio un po' di meno, ma comunque sia un video abbastanza corposo. Come ho detto, pochi tagli, però ci stanno. ok, vuoi piantare un nuovo albero? Noci diaboliche mi sembra che sia... Ah no, albero di noci, semplice. Ok. Ma dunque, vediamo un po'. Dovrei parlare... Se c'è la... No, qua non c'è il mercante, accidenti. Niente, allora non posso acquistare nulla. Parliamo un attimo con Shaoré e mandiamo qualche spedizione. Ok, ho preparato due spedizioni, adesso andiamo nel vivaio e pianto comunque sia tutto quello che serve per le... tutto il mais, orzo e cose varie, perché comunque sia ci vuole. Ho piantato tutto quanto e raccolgo appunto sta roba qua, nocca di cocco, raccolgo anche le nella camelia, sì, che queste pure non riuscivo mai ad avercele prima, più che altro era il piccolo fiore che non riuscivo mai a trovare, queste pure servono, le porto subito alla bulbottega. Allora adesso vado a dormire, così si attiva il nuovo giorno e probabilmente si trigger anche l'evento dell'icona che viene nell'oasi. Ah, devo fare la nuova bulbottega. Va bene, facciamo. Eccola, infatti, arriva. Purtroppo il caos è sempre di casa qui. Non c'è mai un attimo di pace. Questa è l'icona. Com'è? Babbook, com'è? Backbook. Ed eccomi nell'oasi dei bulbini, spero che organizzino presto un'altra fiera dei gingilli. È carino, mi piace come il suo artwork. Molto carino. Dunque, facciamo una cosa, va, andiamo subito con gestione. Strada principale se si è ingrandita. Se no vado con la nuova area, vado. No, la strada principale mi sa che oramai non ci va più niente. Allora andiamo nella nuova area, che dovrebbe andarci qualcos'altro nella nuova area. Sì, Shally, ok. E un'altra è andata. Spero tu sia contento, è un onore, anche per me è un onore averti nella mia bulbottega. E cinture, andiamo. Oh, e vai alla grande. Perfetto. Ora a questo punto dovrei parlare con quel tizio che mi chiedeva sempre di trovare le cinture. Però vuole anche il gelato. Come ho detto, il gelato non ce l'ho ancora nelle mie osi, ma presto lo ce l'avrò. Con un respiro profondissimo vi informo che il gelato presto ce l'avrò. Immaginate questo Leicona, piace i gingilli però fa il gelato? Ma a parte che non ci può venire nell'oasi perché non è un bulbino. Sono venuto qui in cerca di una fiera di gingilli, ma adesso non c'è. Beh, aspetterò la prossima, poco male. Costi quel che costi non mi perderò la prossima fiera.
Ah, però diventa abitante. Perfetto. A me gli abitanti fanno sempre piaceri. Cioè, piacere, non piaceri. Fanno sempre piacere. 30 abitanti, wow. Ok, quindi adesso penso di... O accetto le missioni che mi richiedono gli abitanti. Quindi adesso o accetto... O accetto le missioni che mi hanno chiesto gli altri bulbini delle bulbotteghe. Non ho materiale, accidente. Oppure, non lo so, vado a fare la storia principale. Perché un po' di side quest sarebbero interessanti da fare comunque sia, eh. Però sapete cosa? Non ho ancora visto la magia di livello 3, la magia del vento di livello 3. Eccola! E madonna, e che cos'è? Da paura! Eccolo qua, Cyrus, bene, te cercavo. Ecco, mo, però... Ho perso il mio punta spilli panterat. C'era lì uno di quei dispettosi buffato di volanti. Ah, lo sapevo. Punta spilli panterat. Accetti subito la richiesta, certo. Ok, quindi dove bisogna andare praticamente? Fammi vedere la mappa. Tunnel del canyon non ancora visitata. Ah, allora ci vorrà un pochettino, mi dispiace. Spuntini, tu cosa volere tu? Devi farmi una richiesta, fammela subito allora. Cercherò di esaudirla. Inizio dall'epoca in cui il cibo è a ricoprire la nostra membra, io ne sono convinta. Sviluppo muscolare, unghie di alliguata, salva calari. Ce l'ho. Quante ne vuoi però? Perché ce l'avrei. Ah, ne vuoi 4, ok. Vuoi accettare la richiesta speciale? Sì. Ok. Però alla selva Kalahari ci ha mandato la spedizione, quindi saranno loro a cercare le unghie. Non devo essere io. Meglio così. Ale girandole, bene, parliamo con lui, vediamo se... Ah, però se è la interrompo quell'altra, se ne accetto un'altra. Ah, vabbè, sapete che facciamo allora? Andiamo al villaggio Redra a questo punto. Andiamo un pochino avanti con la storia. Purtroppo al Monte Kidung ci devo andare a piedi. Vabbè, oh, un pochino di strada non farà male. Ma quanto... Cioè, allora, è bello a vedersi, però non si possono tenere perché sono malvagie. Come facciamo? Guarda un po' un panteratto. Ci è morto malissimo, poverino. Però il pelo di panteratto comunque sia serve sempre per i materiali. Ma questo non mi dà fastidio niente, non lo scomodo neanche. Ah, però tu mi hai visto, allora morire male. Va bene, andiamo, andiamo. Niente, quel serpente, quel cobra ci è rimasto malissimo, poverino. Non ha neanche avuto il tempo di capire cosa l'ha colpito. Ah, qua ce ne sono altri due. Aspetta allora, vai, 1, 2 e 3. Ci arriva fino a là? Sì, ci arriva. No? 1, 2 e 3. Ah, non ce la prende però. Detto. Squama del potere. Ma devo andare qui per la missione principale? Non era dall'altra parte? Ah, era... Ma sentiero del monte. Ma c'era un punto di teletrasporto. Non me lo ricordavo proprio. Mi dispiace, ma non me lo ricordavo proprio. E girati, va, fan bagno. E non lo so, Da qua ne esce una, su.
Tu, vedi un po' che devi fare. Brava. Ma qui non c'era la strada dove c'era Panteratto, mi pare. Ah, qua ci, poi ci devo venire con l'icona. Ce l'ho Salam, sì. Andiamo a vedere allora quello che ci aspetta. Ah, un Panteratto. Livello 17, ah, ci picchia. La cosa è seria allora. Tigronillo livello 17, ma ce ne sono abbastanza, ce ne sono, eh. E là sopra c'è un pannello da premere, non so cosa sia, però. Ah, con Salam non c'ho molta confidenza, però insomma è molto forte, quindi usarlo non è un problema. Poi fa attacchi veloci a ripetizione, comunque sia. Ok, è andato. E devo vedere là sopra come arrivarci. Non ho la minima idea di come arrivarci là sopra. Magari facendo questo, levandolo. Sì. Che abilità ci voleva? Parafiore? Sì, Isa ci può andare. Bene. Da fantastico. Scorciatoia Monte. Eh sì, eh. A pensarci bene. Vediamo un po'. Qualcosa di importante deve essere. Ah, d'argento. Bene. Inoltre ho 3 barre di potenza per gli attacchi quelli, insomma, particolari. Praticamente sono attacchi che potenziano le statistiche di tutti quanti gli alleati. Sono molto utili. Ah, fa il trappolozzo questo. E vai via. Ah, ecco qua la dra. Facciamo subito una cosa, guarda. Che poi questo cumulo c'è anche nell'ultimo dungeon che ho affrontato, quindi andrò anche lì. Davvero impressionante, gliel'hai fatta vedere a quel cumulo di sabbia. Cos'era quello? Bene, ora anch'io potrò continuare il mio addestramento senza remore. Bye bye. A presto, credete alla vittoria ci accompagni sempre in battaglia. Eh sì, eh. Oh, finalmente possiamo andare ad esplorare anche quest'altra zona. Spero ci porti direttamente al villaggio, ragazzi. Sì. Carino. Villaggio Dra. Niente male per davvero. Devo parlare con l'anziana, se non sbaglio. Punto di teletrasporto, salvataggio, vabbè, teletrasporto diciamo. Foresta perduta a fondo della foresta, va bene. Devo andare appunto a vedere quello scrigno che era rimasto bloccato dal cumulo di sabbia. Praticamente sto qua vicino, a 2 passi, posso farlo tranquillamente, no? Così almeno vediamo anche se ci dà qualcosa di importante, non si sa mai. Potrebbe essere nulla, come potrebbe essere qualcosa di interessante. 1, 2 e 3. Ok. Piano. Oro? Oro squama. Fighissimo. Perché quando più come dire, più è rara la tessera che troviamo, più sarà difficile da affrontare i mostri che sono in quel dungeon. Vi ricordate quel dungeon che ho affrontato qualche episodio fa? Dove praticamente era un labirinto. Non era un dungeon, era proprio un labirinto. E diciamo sì che dungeon si può tradurre con labirinto, ma quello è proprio un labirinto per davvero. E in poche parole, in base alla tessera che metti, in base al valore, aumenta anche la potenza dei nemici. Oh, da queste parti non si vedono spesso bulbini. Che ci fai in un luogo così remoto? Il leggendario occhio veritiero? Per questo devi rivolgerti all'anziana, lei si trova proprio lì in fondo, prova a parlarle. Potrebbe spaventarti un po', ma è una brava persona. È quello che volevo fare, andare a parlare con l'anziana. Ma c'è un negoziante qui, un mercante.
Perché negoziante è un mercante. Ah, ma è quello che ho io. Semi di zucca. Ne compro 3 per il momento, perché mi sembra interessante. Vestito viandante, ma ce l'ho sta cosa. Balestra foglia, balestra d'oro, balestra anonima. Non ha un nome, poverino. Cardo intagliato. Lo prendo. È più forte dell'arma che ho io, mi sa, eh. Intanto lo prendo, poi vediamo. Allora, qui scommetto che non posso entrare perché gli occhi indiscreti mi guardano, ecco. Ma un po' capi perché. Ok, eccoci qua, anziana Dra. Anziana? Mi pare abbastanza giovane, sinceramente. Kraha, chi sei tu? Cosa? Tu vorresti impadronirti dell'occhio veritiero, ma se conosci sì o no le basi della battaglia? Solo chi raggiunge i confini del Grand Canyon Wacht, impugnando la spada veritiera, ne è degno. Persino tra noi guerrieri Dra non c'è nessuno che l'abbia conquistato. È una strada lunga e tortuosa. E io ci voglio andare. Ma tu vuoi comunque impadronirti dell'occhio veritiero? E allora ti insegnerò come costruire la spada. Raggiungerai il Grand Canyon Wacht camminando ben oltre la spiral cava. L'oculoide lascia cadere la sabbia di stelle e il granchio gemma il vetro iridato. Sconfiggi i mostri per ottenerli. Se li sintetizzi tutte e due con il ferro celeste, otterrai la famosa spada senza pari, la spada veritiera. Ok. Che i bulbini vadano alla ricerca dell'occhio veritiero a cui persino noi Dra non pensiamo più. Fui. Non credo che una persona inesperta come te possa riuscirci, ma nessuno ti impedisce di provare. Vuoi spiegare la leggenda? Ammiro la tua forza di volontà, ricevi in dono questo ferro celeste. Ok, grazie per il ferro celeste. Te ne sono molto grato. Rispettiamo le donne. Crea la spada veritiera e usala per sulla stella e al confine. Pregherò per la buona riuscita della tua impresa. Kraha! Dove troviamo questi mostri però? Serve la spada veritiera a Grand Canyon Wacht. È la prima volta che ci andiamo. Prova a cercare lungo finora inesplorato a cercare un luogo finora inesplorato alla spiral cava. Devo leggere bene. Ah, spada veritiera, sì, ma dove li prendo questi mostri? Ah! Senti, scusa, è un momento? Ah, pensavo tipo era un... Ah, pensavo che era un... Ah, tipo, wow! Scusa, non è che per caso tu vieni da un'oasi? Lo sapevo, si capisce dal tuo stile così raffinato, che invidia. Anche a noi piacerebbe essere alla moda, ma appena ci agghindiamo un po' l'anziano inizia a gracchiare. Che tipo di animali siete? È una brava persona, ma pensa soltanto ai combattimenti e non capisce un granché di moda. Anzi, ora che ci penso, non ti andrebbe di organizzare una fiera della moda nella tua oasi? Anche noi vorremmo agghindarci in tutta libertà e divertirci una volta tanto. Usa questa, è la carta della moda ed è ricolma di tutti i miei desideri. Grazie! Ci voleva proprio un'altra fiera. Diversa ovviamente dalle altre che ho già fatto. Allora spero che deciderai di farlo. Se tenessi una fiera della moda, io verrei a tutti i costi. Certamente! Abbiamo anche la spada veritiera da costruire, ma... Dunque, devo cercare in posti che ancora non ho controllato. Quindi penso di avere 2 punti da controllare allora. Ah, però salgo di livello. Ottimo. Ah, però aspetta, prima di continuare devo andare a vedere appunto la spada che ho appena preso. Se è più forte, se mi aumenta l'attacco di quella che ho già. Ah, card intagliato, però mi diminuisce di 3 punti tutti quanti gli altri parametri. Foglia, spada curva, attacco fisico più 40. Forza, attacco fisico 40, forza più 5. E non diminuisce nient'altro. Bene, faccio subito allora. Foglia spada curva. Però perché non me l'ha fatta subito mettere? Ah, usare l'equipaggiamento, certo. Quindi ora ho la spada curva. Ottimo. Che poi ragazzi rimanga tra noi. Ma come carta intagliata? Ma card intagliato, ma io voglio... Oh, sono andato a dormire, è iniziato un nuovo giorno, arriva qualcun altro? Ah, un viandante e un mercante. E anche un bulbino, quello che sembra un bulbino, non vorrei sbagliarmi. Sì? È nuovo? Moza, sì è nuovo, nuovo credo. Sarà anche ovvio, ma sento delle voci. Era da tanto che non andavo in un posto dove ci sono delle persone. Questo fa il musicista. Costruire flauti. Eccolo.
Si chiama Mozart. Il flauto magico, dai ragazzi. Era di Mozart il flauto magico? Non mi ricordo che era di Mozart, nonostante io sia un grande appassionato di musica. E lei sono Mozart, mi guadagno da vivere costruendo flauti. Ho imparato da un artigiano bravissimo, quindi vedrai che non deluderò le tue aspettative con i miei flauti. Che shock, ho dimenticato tutto il corallo osseo che avevo raccolto. E dire che mi ero spinto fino al tunnel del canyon, oltre alla spiralcava. Corallo osseo, ma non l'ho raccolto un po' di corallo osseo? Io no. Vuoi interrompere la richiesta precedente? Parla di nuovo con Nubit per riprenderla. No, allora non. Sì, aiutiamolo. Così me la conta. Tanto alla spiralcava ci devo andare. Per quanto riguarda l'unghie dell'iguana, dunque la spedizione ha fatto ritorno. Sì. Tornata, ottimo. Mo' faccio fare un'altra missione per altri oggetti. Ok, questi mi servivano perfettamente, perfetto. Più oggetti da mostre, livello adeguato 14 o più. Ok, andate voi e a posto. Sperando che ce la facciano. Ecco, ci vuole Bacca di Rosa. Ora mi aspetto a consegnargliela, ne faccio un bel po'. Quante ne vorrebbe? 4 ce ne vuole, quindi no. Mi aspetto a fargliele finire, ne faccio un bel po' e poi dopo piano piano gliele ridò. Così mi si accumulano e lei ne prende poco per volta. Io ce n'ho sempre tante dietro, quindi alla fine, insomma, mano a mano che vado, ne ho sempre da di scorte e a lei non mancheranno mai. È un piano un po' contorto, ma sì, è realizzabile. Allora, Kuge, io per questo episodio termino qui. Come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo che c'è il link per Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!